Martedì pomeriggio ha avuto luogo il quarto giro di votazioni tra i parlamentari del Partito Conservatore Britannico per eleggere il nuovo capo del partito e di conseguenza anche il nuovo primo ministro, che prenderà il posto del dimissionario Boris Johnson. I più votati sono stati Rishi Sunak, ex ministro dell'economia, con 118 voti, Penny Mordaunt, sottosegretaria al commercio, con 92 voti, e Liz Truss, ministra degli esteri, con 86 voti. In quarta posizione è dunque eliminata la deputata di origini nigeriane Kemi Badenoch con 59 voti. Mercoledì si svolgerà poi il quinto turno di votazioni, che porterà poi al ballottaggio finale a due, affidato al voto degli iscritti entro il 5 settembre.